Ciao dal mio Reiki, un video in notturna. Ho appena visto una serie televisiva, sono anche molto commosso. Ho appena visto una serie televisiva su un coro gospel. Ah, mamma mia, che emozione, che gioia che mi ha dato. Proprio si sentiva lo spirito di Dio in queste persone mentre cantavano. E così pensavo ai talenti, dicevo mamma mia, ma che talento, che bellezza, che purezza che hanno nel cuore questi, con la voce sono riusciti a comunicare la bellezza di Dio dentro della loro voce, dentro nel mio cuore. E questa cosa sul talento mi ha colpito, quindi stavo addormentando e mi ho detto dai, sull'onda di questa emozione prova a fare un video sui talenti, perché alla fine noi pensiamo appunto che un talento sia cantare come questi bravissimi cantanti che ho ascoltato prima, che sia scrivere poesie che ti portano in dimensioni particolari, che ti aprono il cuore, che nutrono l'anima. Pensiamo che sia dipingere un quadro che ti fa restare a bocca aperta, un libro che ti prende e ti fa stare sveglio tutta la notte. La realtà, i talenti sono altre cose, sono questi, ma sono anche tante altre piccole cose. Il talento, per esempio in questo momento particolare, è riuscire ad abbracciare le persone, dare conforto alle persone, è un talento. Parlare alle persone, ad entrare con la parola nel loro cuore, anche questo è un talento. Riuscire a mantenere un'amicizia nel tempo, anche questo è un talento, anche quando questa amicizia crea terremoti interiori. Terremoti interiori, per me che ho l'aria moscia non va bene, eh? Terremoti interiori. Ogni tanto mi prendo in giro da solo. Bene, sì, un video strano. Quindi, voglio dirti, i talenti sono tante cose. I talenti sono tenere casa pulita, eh? O accogliere come si deve il tuo compagno, la tua compagna, in casa, in una casa pulita, profumata. Il talento è alla mamma, la bambina chiede, mamma voglio farmi il bagno, allora prepari l'acqua calda, profumata, metti tutte le cose al posto giusto. Ecco, questi sono anche i nostri talenti. I nostri talenti, già una volta ho fatto un video, è il meccanico, ti aggiusta la macchina. Grande talento è lo spazzino che mantiene pulita la strada dove tu puoi camminare con sicurezza. Veramente ci sono di quei lavori che sono proprio dei talenti. E quindi quello che ti volevo dire io è una cosa molto semplice. Dentro ognuno di noi ha un talento che magari coltiva in segreto o che non vuole donare, non ha paura di farlo vedere agli altri, ma non è più il tempo di nascondersi. Se hai un talento, devi aprire i tuoi cancelli, devi far entrare le persone giuste, devi far entrare le persone non giuste, devi far entrare le persone e donare questo talento. È il tempo del donarsi. Volontariato, ma non solo, proprio donarsi, un abbraccio è un dono, un sorriso è un dono. Fare un video sui talenti non lo so se è un dono, però per qualcuno sì, non è certo il mio caso, però è così. Quindi invita le persone dentro di te, mostra i tuoi talenti, non per vantarti, ma per essere d'aiuto. Magari sei brava con i fiori, uno potrebbe dire, ah, vedere il tuo giardino privato mi ha portato gioia, mi ha portato felicità, mi ha fatto capire che pure io posso farcela, che allora non sono l'unica persona che la pensa così. O magari potrebbe dire, guarda, mi hai fatto venire in mente, adesso vado a casa, so cosa faccio, so dove ho sbagliato, so. Insomma, è una cosa misteriosa, portare i talenti allo scoperto. Dare i tuoi talenti farà soltanto del bene all'umanità, oltre che a te stessa.
è tutto. Alla prossima.